Silenzio assordante da parte della politica in merito alla soppressione dell'ex provincia regionale e alla costituzione dei liberi consorzi dei comuni. È quanto afferma il segretario generale della CISL Funzione Pubblica Gianfranco Di Maria, che nei giorni scorsi aveva sollevato in seno all'Assemblea dei dipendenti la riduzione del 50% dei posti di lavoro con la nuova riforma proposta dal governo regionale. Silenzio nonostante lo stato di agitazione da parte dei circa 350 ex dipendenti della provincia e della richiesta di convocazione di un tavolo di raffreddamento al prefetto. Si potrebbe dire in questa giornata grigia che piove sul bagnato. Noi siamo terrorizzati e molto preoccupati del silenzio della politica. Devo dire, devo ripetere l'appello a Sua Eccellenza il prefetto, che nonostante la richiesta di fare il tavolo di raffreddamento ancora non ci ha convocato. Io ritengo che questo sia un intervento importante, così come chiedo a tutta la politica, ai nostri rappresentanti, alla deputazione regionale, ma non ultimo anche al sindaco di intervenire. E di intervenire in questo momento, nel momento in cui questo disegno di legge è in aula. Il vero problema è che con la riduzione del 50% dei dipendenti delle ex province, poi gli altri dovranno essere riallocati. E ci chiediamo dove possono essere allocati: al comune di Caltanissetta, dove ancora non sono state completate le stabilizzazioni di fatto, alla Corte d'Appello, dove magari potrà non esserci più in quanto cercano di chiuderla, dove devono essere riallocati. Se non si trova la loro riallocazione verranno a essere licenziati. Io vorrei che la politica e gli onorevoli in carica presso la Regione Siciliana ci dessero una risposta. Comunque ci riserviamo una giornata di sciopero.